Serramenti Savoldelli, il modo migliore di progettare, produrre, posare il serramento per casa tua. A Gianico. Il tempo del legno è fatto di gesti decisi, attenti, tramandati di generazione in generazione, sospesi tra passato e futuro. È scandito da ricordi indelebili, come quando giocavi tra ceppi e sgabelli e il profumo del pino e del faggio permeavano la stanza, come il suono del bosco nel quale tuo padre quel giorno ti aveva portato con sé. Ricominciamo dal legno, la rassegna che si svolgerà dal 5 al 20 settembre sotto i portici della Biblioteca Angelo Mai in Città Alta a Bergamo. Sarà un excursus ricco di suggestioni e spunti di riflessione, capace di comunicare in modo immediato ed efficace il messaggio di questa ottava edizione di una manifestazione che ormai è divenuta una tradizione sul territorio. Dalla natura alle cose. Il tronco viene trasportato per essere lavorato. Ogni azione ha alla base una chiara consapevolezza. Il bosco va tutelato e lo si fa seguendo precise e scrupolose regolamentazioni. Il progetto voluto e ideato nel 2013 dalla Fondazione Museo del Falegname Tino Sana ha saputo coinvolgere nel tempo numerosi soggetti e eccellenze dell'industria bergamasca, dando vita ad una rete di conoscenze e competenze che consente di unire tradizione e innovazione. Ottimizzazione logistica e sostenibilità ambientale vanno di pari passo. L'imballaggio in legno ha caratteristiche che lo rendono ideale per trasportare oggetti d'ogni dimensione. Può essere enorme e maestoso. La pandemia ha toccato da vicino. La bergamasca ha pianto, ha sofferto, ma non ha mollato, è ripartita sapendo guardare avanti. Ricominciamo dal legno vuole significare tornare alla natura, alle radici delle cose, alla forza, alla grandezza di ciò che esiste in piena armonia con l'intero ecosistema. L'uso del legno nella produzione di arredamenti e altri beni durevoli lascia fissata per i prossimi 100 anni la CO2 assorbita dagli alberi. Grazie a una sempre più profonda consapevolezza che ognuno di noi è parte di un tutto più grande, da rispettare e difendere, è possibile guardare avanti e garantire un futuro alle generazioni che verranno.